veniva a scuola col suo entusiasmo tutti i giorni. Era un ragazzo come noi, diciamo. Che voleva fare da grande? Tutto, tutto come noi. Purtroppo è successo un fattaccio. Signore nostro Redentore, che hai consegnato te stesso alla morte per la salvezza di tutti gli uomini e per farli passare dalla morte alla vita, umilmente supplichiamo la tua immensa pietà. Guarda i tuoi servi che sono nel dolore e ti pregano per il loro defunto. Perdona tutti i suoi peccati, Signore Santo e infinitamente misericordioso, che con la tua morte hai aperto ai fedeli le porte della vita. O Re Eterno, non permettere che il nostro fratello sia separato da te, ma per la tua gloria dona a lui la dimora di luce, di beatitudine e di pace. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Amen. Padre. Ci potrebbe essere qualcosa dietro che influenza anche la magistratura e i giudici. Nelle tue mani, Padre Clementissimo, consegniamo l'anima del nostro fratello Luca. Ci benedica Dio onnipotente e misericordioso. Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La celebrazione eucaristica e delle esequie è terminata. Andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Mi raccomando, ragazzi.